Ciao a tutti e benvenuti all'Isola di Carta. Oggi siamo con un cartonato spettacolare, l'ultimo di Martin Mystery, intitolato L'enigma del satellite. Allora, ho preso questo cartonato perché Martin Mystery è il personaggio che io amo più di tutti e devo dire che ancora una volta è stata una storia che non mi ha deluso. Questa è stata una storia sceneggiata dal grande Carlo Recagno, quindi una grande garanzia, con i disegni di Alfredo Orlandi e i colori di Daniele Rudoni ed Elisa Sguanci. Allora, devo dire che si parla fondamentalmente di scienza, si parla fondamentalmente di un connubio che io apprezzo in maniera particolare, cioè l'equilibrio che esiste tra la scienza e l'avventura fantastica. Quindi è una sorta di fusione tra la verità scientifica e la fantasia. Quindi da questo esce fuori l'enigma del satellite. Ma di cosa ci parla questa storia? Fondamentalmente è una storia fatta in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, quindi l'ASI, ed è una storia in cui gli elementi principali stanno tutti proprio nella copertina, in cui ci sono i satelliti, che sono i veri protagonisti appunto di tutta questa vicenda. Martin Mystery, un uomo del passato, del V secolo, verosimilmente un corvo, Giava, e appunto, come vi dicevo, i satelliti. Allora, Martin Mystery, per dire qualcosa della trama, riceve una chiamata urgente dall'ASI, l'ASI abbiamo detto è l'Agenzia Spaziale Italiana, perché c'è una missione delicata e affascinante e c'è da risolvere un mistero riguardante i satelliti Cosmo SkyMed. I satelliti Cosmo SkyMed sono quei satelliti che hanno il compito di verificare, praticamente rilevare come stanno nel sottosuolo i certi siti archeologici. Quindi sono degli strumenti di rivelazioni che però in questo caso hanno riscontrato una anomalia, perché alcuni suoi segnali vengono clamorosamente, inspiegabilmente bloccati, impedendo proprio la prosecuzione di un particolare scavo archeologico. Ma c'è di più, perché ci sono dei satelliti anche dislocati in Italia. Quello del Centro Spaziale di Matera, elabora e gestisce delle immagini satellitari addirittura sconvolgenti, perché a un certo punto si verifica un evento inquietante, cioè nel Centro Spaziale di Matera appare una sinistra, appunto, ci sarà una sinistra apparizione che sembra provenire dal passato, cioè ci sono alcuni guerrieri sassoni che combattono, e quindi siamo intorno al V secolo dopo Cristo. E quindi tutto questo, ovviamente, Martin Mystery insieme agli altri scienziati, una certa Magda, si chiedono come sia possibile una cosa di questo tipo, e quindi per riuscire a venire a capo di tutta questa intricata e stranissima vicenda, Martin Mystery si recherà direttamente nel luogo dove si sta svolgendo proprio questo scavo, cioè la Torre di Londra. E qui ci sono davvero delle notiziole al solito molto interessanti e molto curiose relative proprio alla Torre di Londra, che appunto, secondo le notizie che ci vengono fornite, fu costruita da Guglielmo il Conquistatore, quindi siamo nel 1066, con la battaglia di Hastings, in cui i Normanni strapparono ai Sassoni il controllo dell'isola. La cosa che mi è piaciuta più di tutto e che è più interessante riguarda la presenza di questi corvi reali, che sono a guardia della Torre di Londra, e che nel momento in cui appunto questi corvi reali, che hanno il compito appunto di prendersi cura di questa torre, se essi sparissero, tutta l'Inghilterra cadrebbe. Oh, mi è piaciuta anche la storia di questo personaggio, ve lo faccio vedere, che secondo la leggenda, appunto, la sua testa è a guardia
di tutto il paese, di tutta l'Inghilterra. Questo personaggio è la leggenda, riguarda la leggenda di Bran Fendigard, cioè Bran il Benedetto. Ma davvero dovete leggere questa storia, perché come al solito Carlo Recagno ci trasporta in un mondo di straordinaria bellezza. E come vi dicevo prima, è riuscito a coniugare sia la scienza con la fantasia. Io non è che avevo una grande competenza per quel che riguarda i satelliti, ma qui negli editoriali, soprattutto all'inizio, vengono fornite delle informazioni molto interessanti, come ad esempio, come vi dicevo prima, il fatto che noi sappiamo che i satelliti che sono in orbita e che sono più o meno lontani dalla Terra ci danno una mano perché ci fanno conoscere sempre più aspetti reconditi dell'universo. Ma quello che non sapevo è che invece ci sono dei satelliti, e uno di questi è proprio quello relativo al cosmo SkyMed, che sono qui sulla Terra e che servono per monitorare delle zone archeologiche, e quindi hanno la capacità di poter sprofondare sotto il terreno per trovare alla ricerca di siti archeologici importanti, quindi importanti scoperte da un punto di vista anche storico. Mi è piaciuta davvero tantissimo questa idea, che quindi la scienza coniuga non soltanto con la fantasia ma anche con la storia. Quindi un cartonato che secondo me per gli amanti del genere va assolutamente recuperato. Anche la colorazione non mi è dispiaciuta, vi faccio vedere qualche tavola tra l'altro. Così si inizia con, ecco, mi è piaciuto anche questo riferimento al Westland, quindi come al solito a livello nozionistico storico Martin Mister è sempre all'avanguardia. E si parte all'inizio con il Westland, e a me questo ha fatto pensare all'opera famosa di Thomas Eliot, proprio intitolata The Westland, cioè la terra desolata, la malattia della terra, la desolazione appunto della terra. E guardate anche il satellite che sta appunto, questo sì, a guardia della terra, e che serve per monitorare, diciamo, l'universo. E poi è stata veramente illuminante o brillante quest'idea, questa storia di far apparire nel centro spaziale di Matera questi combattenti. Adesso in caso ve la faccio vedere se la trovo. Questi Celti che combattono, vediamo un po' un attimo se la trovo, che vanno a combattere proprio, e si trovano appunto catapultati nel 2023. Allora, vediamo un po' se lo trovo. Allora, vediamo un po'. Eccola qua, guardate. Ecco, in questa tavola si vedono proprio questi guerrieri che combattono, e quindi appare nel satellite una battaglia tra i Celti e i Sassoni, quinto o sesto secolo dopo Cristo. Idea come al solito geniale, questa appunto di Carlo Recagno, che ci ha infarcito appunto una storia di fantasia davvero notevole. Guardate quest'altro disegno, che meraviglia. Questo è il riferimento ai corvi, anch'essi protagonista, come dicevo prima, di questa storia, guardia della Torre di Londra. Così come mi è piaciuto questo castello di Corbenic nel Galles settentrionale. Faccio vedere anche questa bellissima immagine. E quindi io credo che questo cartonato per gli amanti del genere, cioè di Martin Mister, vada assolutissimamente recuperato. L'enigma del satellite. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, vi saluto dall'Isola di Carta, ciao a tutti e ciao da Massimo.